Eccoci qua, ciao a tutti, ciao Eugene, un attimo di pazienza che stiamo preparando la diretta, che arrivano anche stanno arrivando anche gli altri, ora su Twitch per parlare di Dune, The Lost Daughter, però non prima delle 10, e Yes. Spencer, Spencer. ma anche altro. Mi sa, adesso Anche la ragazza ha volato, stanno sembra. arrivando, infatti, sta arrivando anche Niola e arriva anche Gabriele Lingiardi. Eccoci qua. Scusate che nel frattempo sto mettendo anche su Twitter le cose. È arrivata anche Niola e siamo già in diretta, Gabriele. Ok, bene. Ah, c'è cioè anche i due Gabrieli. Gabrieli. Allora, posizioniamoci. Ecco. No, chi ci osservi? No, no, c'è spazio per tutti. Eccoci qua, intanto già ci state salutando tutti quanti. Hai visto Gabriele? Sì, devo dire, incredibile. Questo faro, perché ieri sera non ci ho pensato? Perché? Perché ero scoraggiato dal fatto che tutti dicevate, ma sì, tanto va bene la luce, chi se ne frega. La luce è fondamentale, vedete che Sempre colpa immagine. nostra. Va bene, vai. Questo da sempre, Da sempre. vedete che immagine ben costruita. L'unica cosa è che siamo. Vabbè, io sto qua, leggo i commenti così ci siete tutti. Benissimo. Allora, ciao Cristina, buon terzo giorno, grazie a te. Ormai quasi quarto giorno, ci ha sfiorata. Eugene, dai, dai, aspettiamo con ansia la recensione di Gnola sullo yacht. Classe storia di Schrader. Eccovi qui, sì, ciao. Intervista, ecco appunto. Buonasera nonno, grazie Nell'immaginario dei Eugene. lettori, io e Schrader sulla lancia è tipo Wolf of Wall Col Street quando sigaro Bluto e i prende i soldi soldi, e non sì. voglio sapere cosa sniffate. Ciao Ignazio, ciao Leo Blackfire, salutiamo tutti. Beirut Wi-Fi? Ciao Beirut Wi-Fi. Jack Conti 96, vi Probabilmente vedo carichi. Aiuto De Gallico, c'è Martina. Leo Blackfire, com'è andata oggi? Com'è andata oggi? Adesso ne parliamo. Fabio Nuz, Marco Agamennone ha rinnovato l'abbonamento per il quinto mese consecutivo. Grazie mille. Tra l'altro, grazie mille anche a tutti quelli che si stanno abbonando a BTS Plus direttamente sul sito. E, poi, Exequator 90, ciao Miki, Spike Sakuragi. Allora, sappiate che sul sito, su BTS, abbiamo pubblicato le recensioni di oggi, le prime recensioni di oggi. Spencer e Dune o Dune, ma tra mezz'ora esce anche The Lost Daughter. Davide Riganello, Cafì Fabrizio, abbiamo tanta roba di cui parlare. Martin Scortese, nono mese consecutivo, grazie mille, ormai sei quasi nato. Matteo, grazie. Matteo, Dune, Dune. C'è anche allo stendino. C'è lo stendino? Sì. Ah, certo. Vabbè, abbiamo tolto lo straccio, ma lo stendino non Anche l'abbiamo perché. dato. Giancaso, anche lui ha rinnovato l'abbonamento. Il vestito di Rebecca Ferguson sul red carpet è stato imbarazzante, io non l'ho ancora visto. Marco io. Però Noi abbiamo un lei. muro così, quindi Lei un po' però è difficile. splendida nel film, è pazzesca, secondo me. Allora, mi sa che dobbiamo iniziare a parlare di. Non parliamo di. Allora, vabbè, Buco di traumatismo? parliamo. No, non ci sta Non l'embargo. possiamo, c'è No, ancora preferisce. l'embargo. Peccato. Sono non lo sto non ancora. Io dico solo una cosa sul buco. Voglio linciarti domani qui per parlare del buco. Dico solo questo. Aspetta, io dico un'altra cosa. C'è una contrapposizione tra Gabrieli? Perché Sì. io so cosa ne pensi te, ma. Abbastanza. C'è Ah! una contrapposizione. Vai Voglio andare allo scontro. Ok, allora adesso ne parliamo. Ah, più che altro da cosa iniziamo? Perché The Lost Daughter che abbiamo visto ieri sera, in realtà l'embargo è fra Alle mezz'ora 10, sì. scade. Che Cioè, davvero? sì, Allora no, facciamo dopo. ci sono Dune, c'è Spencer? Spencer. Orizzonti, non so se. Qualcuno di voi ha visto qualcosa Orizzonti. di Orizzonti? No, di Orizzonti no, di Orizzonti. Orizzonti Ragazza di Gloria. volato? Io l'ho Sì. visto. Ok, la ragazza volato. Vabbè, allora iniziamo dalle cose più di Non cui non usare parliamo termini. tutti quanti. No, di cui non parliamo tutti quanti. Ok. Dici un rapido giudizio su questo film della sezione Orizzonti. Allora, La ragazza volato è un film scritto dai fratelli d'Innocenzo, la cui sceneggiatura è stata venduta però prima che loro realizzassero il loro primo esordio. Era una cosa che avevano venduto per, come dire, per far soldi, semplicemente. Quanta Vilma roba hanno Labate. scritto questi Eh? pronta? Eh, Quante no. sceneggiature Sembra hanno? proprio parecchio. Vilma Labate, anzi la produzione che controllava Vilma Labate, l'aveva comprata. Vilma Labate l'ha anche riscritto, tant'è che, come spesso capita, insomma, un regista poi se lo adatta chiaramente il progetto, tant'è che risultano entrambi, e ci ha fatto il film. È la storia. Questo, no, fa un po' spoiler, no, non voglio dirlo questo. Diciamo, è la storia di una ragazza, vi posso dire proprio l'inizio, di una ragazza che.
in maniera molto ordinaria, questa era un po' la forza della cosa, in maniera molto ordinaria viene violentata. Non con il clamore che spesso hanno le violenze sessuali nei film, no? Il vicolo di notte, le urla, le cose. È una cosa molto dura perché è estremamente ordinaria. Quelle cose, secondo la brutta espressione del potrebbe capitare a tutti. E mi piace abbastanza la maniera in cui vengono descritti i processi mentali. Che cosa c'è nella sua testa continuamente? Perché agisce come agisce? Mi piacciono le decisioni che prende lei. Ci sono tante decisioni in particolare che andava preso. Sono sicuro che non fate fatica a immaginare il fatto che la violenza sessuale avviene all'inizio e non sarà facile per lei niente. Non sarà facile farlo capire, farlo sapere a chi vorrà farlo sapere, non sarà facile avere a che fare con le conseguenze. Insomma, è un film ovviamente schierato, come non potrebbe essere altrimenti, ma è interessante per la maniera in cui cerca sempre di guardare il contesto. Inizia con una bellissima panoramica di tutte le persone intorno. La protagonista è l'ultima che vediamo. Vediamo tutte le persone di una strada e poi andiamo a finire sulla protagonista. Un piccolo piano sequenza molto, molto buono. E se non sbaglio c'è anche alla fine. Ed è ovviamente anche un film su tutti quelli che stanno intorno a lei. È una storia piccola e... Non mi fa impazzire come film, diciamo, non è che vado matto, ma devo dire che gli trovo un sacco di pregi, gli trovo un sacco di forza. Non mi piace, mi piace la protagonista, mi piace come scelta, mi piace perché hanno preso lei, non mi piace come recita, per niente, però mi piace il tipo, mi piacciono un po' tutti i tipi di questo film, i volti che hanno e come aderiscono ai loro personaggi, non tanto come sono diretti, però insomma... abbastanza buono. Io male di tutto, io non ricordo prima la parte, a parte i documentari, aveva già fatto qualcosa di finzione? La mia generazione è il suo film più famoso. Ah, perché non l'ho visto, ecco, non lo ricordo. Ti è piaciuto? Ha un ottimo inizio. Ripetiamo il titolo. La ragazza ha volato. Che poi non ho capito perché. Perché a un certo punto c'è quella cosa con la finestra? Sì, diciamo che c'è anche un... Sì, perché c'è lei è attratta dal vuoto. E quindi potrebbe volare in relazione a ciò che le succede. Al Manò c'è Nadia, stiamo a Trieste, l'inizio è molto buono, i primi 30 minuti sono magnifici sulla linea della terra dell'abbastanza, con questo mondo maschile gangsteristico che con grande anche rilassatezza compie violenza. Il mondo femminile rappresentato da Nadia subisce, e poi vediamo tutta la reazione a questo, al fattaccio che accade. I primi 30 minuti sono veramente molto buoni, poi il film si disunisce e ha un finale che ultimamente non mi piacciono i finali di tanti film che sto vedendo qua a Venezia. È un finale molto poco convincente, perché però qua bisogna proprio un po' svelare, però insomma in relazione alla sua scelta vediamo Nadia appunto soprattutto nella riflessione, nella reazione a ciò che è successo. E le pistole, e appunto questo mondo maschile che aggredisce con la pistola e con il cazzo, in sostituzione della pistola, che è come la pistola, e questa signora che, come dice Gabriele, è una sfinge, e quindi è interessante la sua presenza nel film. Diventerà un'attrice importante la signora Noce. Comunque Nadia è un personaggio femminile come ne vediamo pochi nel cinema italiano. Molto deluso dal finale, forse lì appunto c'è questo discorso del titolo che entra un po' in contraddizione con il finale stesso, e diciamo che è un film di grande pessimismo. I Dino sono pessimisti, a me questo piace. Sono pessimisti sul mondo maschile, sulla violenza nei confronti delle donne, che c'era molto forte nella terra dell'abbastanza e anche in Favolacce. E però, insomma, che dire, ha un'ottima partenza e ha una chiusa non convincente per quanto mi riguarda. Tanto grazie per i rinnovi Luca, mitico Luca Pinna, grazie anche ad Andrea Sbianchi. Allora, ci sono anche tante persone nuove che ci stanno seguendo. Al Oriente qualcuno l'ha già visto? O l'ha visto? Non lo so, non credo. Mm-hmm. Non lo so. Ok, il titolo l'abbiamo. Un film medio, quindi, commentano. Allora, passiamo invece a parlare di Spencer. Mm-hmm. Dobbiamo creare un po' di attesa, no? Prima di parlare di più. Allora, un piccolo sondaggio. A chi è piaciuto? A tutti. No, a voi due. No, te Gabriele. Poi ti sei ricreduto.
Un po', insomma. Ok, no, perché sta piacendo a tutti, per cui strano, sono curioso del fatto che tutti quelli con cui ho parlato lo hanno molto apprezzato. No, poi ci sono anche, poi c'è anche la stampa americana che lo ha amato tantissimo. Ma guardate, io ho un problema con i film su Lady Diana. Cioè, non è una storia, non la storia reale, di cui non sono una mazza, c'è solo quello che vedono i film, ma la storia finzionale, come viene trattata, non mi conquista mai, non mi conquista mai, perché lei è una protagonista, ripeto, delle storie di finzione, non della storia reale, che non mi prende, non ha la forza, non ha mai la forza eversiva, non crede mai davvero di distruggere il sistema, e dall'altra parte non ha nemmeno la sottigliezza di adattarsi e sabotarlo da dentro. Quindi come tipo di personaggio, ripeto, non come persona, come tipo di personaggio, è un personaggio con cui faccio molta fatica lungo tutti i film che ho visto sulla vita di Diana, solo un po' in The Crown. Mi richiedo perché The Crown gli dà anche un po' di spallate, cioè gli dà anche un po' addosso. Quello gli dà un po' di vitalità. Per cui ho fatto fatica anche in questo. Però sei uscito dicendo comunque questo è il miglior film su Lady Di. Sì, sicuramente è il miglior film che io abbia visto su Lady Di, ma non ci sono dubbi, perché comunque è un film che ha molte, molte belle idee, a partire dal fatto di scegliere di fare un torture porn su Lady Di, perché si concentra su tre giorni intorno a Natale, dell'ultimo periodo, cioè insomma il periodo quello peggiore, quando erano proprio veramente più distanti che mai, più sofferenti che mai, era già bulimica, aveva tutti i problemi che sappiamo che aveva, e va giù durissimo, è la distruzione di una persona, perché per Natale loro stanno nella loro tenuta, per cui stanno isolati, stanno tra di loro, e fa il lavoro che fa la Raina, secondo me. Più la in questo poi di quanto era Jackie, cioè è il racconto di come i singoli, le persone singole, siano distrutte dal potere, dallo Stato, dalla monarchia e lo Stato in Inghilterra, in quali maniere strane e invisibili per un sacco di volte, specialmente all'inizio, lei arriva negli ambienti e non c'è nessuno, arriva sempre dopo, oppure noi arriviamo dopo, e lei comunque là da sola, ci sta la servitù magari, ma non ci sono i reali, non c'è la regina, non ci sono gli altri, e c'è questo potere invisibile e lontano che agisce tramite i suoi piccoli emissari, questo c'era anche in Tony Manero, c'erano tanti film suoi, questi piccoli emissari in maniere strane, non è che la vengono a minacciare, non è che vengono lì con la pistola e gliela mettono in bocca, ma in maniera strana la distruggono totalmente. Ha anche delle scene belle, forse una me ne è piaciuta quella parecchio. Quella figlia è carinissima. Sì, è una bella scena, io ho preferito, devo dire, mi è toccato un sacco quando lei... Quelle finte, ce ne sono molte che riconoscete perché sono palesemente finte, ma proprio totalmente finte. Tipo inventate? Sono le, tipo? In che senso finte, inventate? Sì, quando lei va nel maniero. Quella è una scena che mi è piaciuta tantissimo, con i ricordi suoi di infanzia, quei flashback sono bellini, mi ha toccato tantissimo, e mi ha toccato tantissimo la scena sulla spiaggia con la sua dama di compagnia, per quello che raramente sono toccato dai dialoghi, invece per quello che si dice mi ha colpito molto, perché mi ha sorpreso anche, come sorpresa lei, ma per il resto insomma il film non è memorabile. Io lascerò poi la parola a loro, però prima ci dedichiamo noi a distruggerlo ben bene. Sì. Francesco, poi lascio la parola a te, però il film inizia dicendo questa è una fiaba basata su una tragedia reale, una cosa del genere. Effettivamente è interessante il fatto che abbia davvero, che la Raina abbia fatto un film horror su Lady Di, perché è un film horror. Il problema è che lo fa infarcendolo di cliché da film horror, e c'è cliché anche che lo rendono banale, lo banalizzano. Secondo me il film, una delle prime scene è questo fagiano per terra che poi non viene mai investito dai mezzi militari, tu sei lì che aspetti che lo investano e quindi sai che poi il fagiano ritorna, o comunque una cosa del genere tornerà più avanti, così come ci sono queste perle che vengono strappate, c'è una casa di fantasmi in maniera mangiate, sì, un momento completamente surreale. Anche la metafora col cibo lussurioso, sono un po' non mi fa. C'è la casa dei fantasmi, appunto. Cioè, ci sono tutti questi scenari, queste ambientazioni, queste situazioni da film horror. C'è dell'autolesionismo, c'è la bulimia, c'è questo e quest'altro. Io, tra l'altro, ammetto di amare Kristen Stewart, mi piace un sacco, ma questo personaggio e questo film proprio non fanno, cioè sono perfetti per evidenziare i suoi limiti, secondo me non ce la fa. Tra l'altro ha un accento, cioè inizia il film con una scena in cui lei è proprio fuori luogo, forzatissima, in cui è super leziosa, che dice oddio, sta cercando di atteggiarsi alle limitazioni, e diventa molto più naturale quando man mano che il film prosegue lei esagera, diventa super esagerata, folle, impazzisce praticamente, e quindi non so, cioè non vorrei mancare di rispetto a un'attrice, però
nel momento in cui devi esagerare forse è più facile di quando devi essere naturale. Quindi non lo so, per me, cioè, più ci penso più mi ha irritato questo film, non mi era piaciuto neanche Jackie. Però ripeto, poi adesso sto vedendo veramente che gente che parla addirittura di nomination all'Oscar per Kristen Stewart, quindi forse ho visto il film sbagliato. Francesco, aiutami a capire. Non ti posso aiutare. Poi sta fotografia Instagram che ha preso la Rain. A me Emma era piaciuta. No, è vero, dai. Cioè. Non lo so, non lo so. Allora, è un film orribile. Ah, è la colonna sonora di Greenwood, orribile. Ripetitiva, orribile. Banale, anche quella con questo motivetto. Ma è Power of the Dog, cioè è addirittura più brutto di Power of the Dog che ce ne voleva. È un film che mi ha sconcertato per la banalità, per la ripetitività, per l'errore di la Stewart, che viene distrutta da Emma Corrin in The Crown, quarta stagione. Il problema è editoriale, come sempre, cioè è un testo che arriva dopo la cosa che ha fatto Emma Corrin, rievocata da Gabriele, una Lady Di magnifica, magnifica, potente, snervante, spiazzante. Infatti c'è Carlo che viene soverchiato, forse la anche Dark Lady, attratta dal potere mediatico che ha nei confronti del popolo inglese. Qui è una balbettante ottusa, e la Stewart ha una metrica di dizione che dopo 20 minuti mi volevo ammazzare. Attention, attention, I'll be the major, you'll be the soldier, cioè recita tutto così tutto il film, ed è una cosa, ripeto, e soprattutto arriva dopo Emma Corrin. Quindi viene, è proprio un testo, questo purtroppo mi succede anche per Dune, cioè arriva, quando vedo un cinema così mortificato dal prodotto televisivo, è molto preoccupante, perché è veramente quello che purtroppo si sta dicendo in questi anni, cioè che la TV rischia di più, è più densa, è più complessa, perché è un filmetto... Già Jackie era completamente sbagliato, mm-hmm. E in chiave femminile, essendo io un femministoide, ottiene l'effetto opposto come era Jackie, cioè diventa odiosa, diventa petulante, cioè è un personaggio che la Rain non riesce minimamente, la vuole santificare, a differenza del lavoro che fa l'altro magistrale in The Crown, ripetiamo, perché in The Crown Lady Di è una sorta Dark Lady addirittura, cioè ha una fascinazione nei confronti della manipolazione della sua immagine, è lì che entra in contrasto con gli intrighi e con le strategie sia sessuali, sentimentali di Carlo, che l'ha messa sempre in un secondo piano rispetto a Camilla, sia nei confronti della Casa Reale, che ovviamente appoggia Carlo e che fa continuamente. Qui ci sono esattamente le stesse cose di The Crown, c'è una scena al biliardo che ricorda Eyes Wide Shut, dove praticamente c'è Carlo che le rispiega come se lei fosse un idiota che cosa sono loro, e o te va bene o non ti dice, va bene. Pensavo di avertelo già detto, ma tipo veramente dicendo, cavolo, pensavo di avertelo già detto, state divorziando. Certo, per quanto riguarda la stampa internazionale, ovviamente, come diceva giustamente Gabriele l'anno scorso su Michel Franco, perdiamo le speranze, perché anche su Dune poi magari ne parleremo, cioè lì su Dune c'è una difesa di sistema che in un certo senso apprezzo anche, perché lì ci stiamo giocando una partita pesante a livello proprio economico. Qui il rischio economico di bancarotta è meno forte, perché è un film fatto per pulire con due ambienti e anche molto povero, però francamente questa esaltazione, soprattutto in chiave di women's empowerment, no? Che è un tema di oggi che mi interessa moltissimo e che vedo ovunque, ma non in questo film. Qua proprio la donna viene completamente distrutta, perché Lady Di è sostanzialmente un idiota in questo film, e la Stewart è una delle attrici meno carismatiche, meno empatiche del mondo negli ultimi anni. Già aveva distrutto Jean Seber con un film, no, quella era terribile. Vabbè, ragazzi, a me piace la Stewart. Per la CIA, facevi il tifo per la CIA, cioè, lasciamo perdere. E qui fa il tifo per Carlo, che in realtà è il villain. Allora, sono tutti, anche la regia, sono queste specie di... La regia, no, non è vero, non è vero, perché lei in realtà poi addirittura... è così debole, altra cosa che mi ha profondamente irritato, è così debole in scrittura ed è così debole il personaggio di D.D. che lei addirittura copia una frase che le dice la regina, noi siamo solo una valuta. Quindi lei addirittura si appiattisce. La regina in realtà non è ostile, la regina la guarda con disprezzo, ma la regina sono io nel film, perché effettivamente... sei completamente in balia degli eventi e sei irritante, e lei è irritante come era irritante Natalie Portman in Jackie dal primo minuto all'ultimo, e quindi hai sbagliato
se devo fare il critico, hai sbagliato completamente il film, perché tu non ti eri posto l'obiettivo di farmelo odiare, quindi io lo trovo veramente un bassissimo, come direbbero Lambert, un livello di scrittura cinematografica pari allo zero. Allora, adesso facciamo ed un Emma, giro. Ed Emma è il vero potere, Emma è il vero pericolo. Emma è il vero personaggio femminile, Emma è sempre di Pablo Larraín, quindi è un regista che io amo moltissimo, ma che non capisco quando va a fare queste cose nel circuito anglosassone, perde completamente la brocca. Poi con Emma aveva fatto un grandissimo film che aveva spaventato Lucrezia Martel, che l'aveva accusato di sessismo, non aveva capito niente. Mamma mia. E infatti non entrò in Palmarès nell'anno di Polanski, nell'anno dei Casini, nell'anno di Lucrezia Martel, ma Emma, infatti ho amato, ho ricordato ancora di più, mi è mancata ancora di più Emma, che faceva veramente paura la di Giacomo in quel film, la di Girolamo, di Girolamo. Mentre invece Kristen Stewart è inefficace, completamente inefficace. Non so cosa sta succedendo, allora però volevo fare un giro. Bianca mi perdonerà, ma volevo dare prima la parola a Gabriele Lingiardi, più che altro perché è la prima volta che è presente nel blog. Poi passiamo la parola anche a te, Bianca. Gabriele. È semplice, no, questo compito adesso di rimontare un po' il film. Ma no, come come curare il cadavere a terra. No, allora, no, una delle prime cose che mi ha colpito in realtà è che anch'io, come l'altro Gabriele, non mi dirai in ballo una cosa della gente, non ho problemi voi. No, io ho tanti problemi con i film sui reali, su questo tipo di santificator, perché poi generalmente no, sono grandi elogi di queste figure mitiche. Questo film in realtà non l'ho visto come l'avete visto voi, cioè io l'ho visto proprio dalla scrittura iniziale, no? La frase che esce, questa è una fiaba ispirata a una tragedia. Quindi l'ho visto tutto sulla chiave fiabesca, no? C'è un manichino che è un po' al centro della prima scena, dove lei trova un vecchio cappotto, lo riprende. Secondo me è molto interessante il fatto che ci sia una scelta precisa in quel momento della protagonista, che lei non supera mai quel manichino, non entra nel mondo di fantasia, lei c'è già, è già in un castello dorato. Però quello che secondo me sembra dire un po' il film è che possiamo anche non essere adatti a una vita principessa. Cioè il sogno può essere quello di restare al di là del regno di Oz, quindi mischiarsi col KFC, con i cappellini, col guidare l'auto liberi. E sotto questa chiave, appunto, non mi ha dato così fastidio, no? Tutto l'innesco horror, perché in realtà mi è sembrato molto di più un innesco fantasy. Mm-hmm. E quindi il ritorno nella casa con tutti i ricordi, che però diventano anche la casa vecchia, che si rinnova quando lei arriva, quando guarda, e appunto il tema delle perle, no? Che diventa quasi la caramellina da mangiare. Mi è piaciuto anche il parallelo con Anna Bolena. Quello lì è veramente pesante. Paria. C'è una figura, però anche lì, quasi di un fantasma, no? Cioè, che si aggira nella sua vita, che entra e esce in alcuni momenti, che l'aspetta sulla porta, con inquadrature super simmetriche, dove lui è quasi una figura, no, che viene addosso allo spettatore, e lui, questo personaggio, è la chiave in realtà che sblocca un po' nella mente questo parallelismo tra Lady Di e Anna Bolena. Il punto di vista poi, secondo me, è proprio quello di un personaggio già in difficoltà, cioè io non l'ho trovata così antipatica, no, come dite voi, e respingente per certi versi, proprio perché sin dall'inizio la vediamo dal suo punto di vista molto confuso, tant'è che anche gli inservienti, le piccole relazioni che lei comunque riusciva a tenere, molto spesso le dicono, cioè, guarda, tu stai crollando, guarda che sta succedendo qualcosa, non guardare, non vedere tutti i complotti che tu hai ovunque. Allora, forse lì il vero problema sta nella scrittura dei comprimari, delle persone che lei ha intorno. Non so, no? Devo dire, è una delle piccole cose che mi sono piaciute, cioè l'opacità di questo rapporto, per cui anche noi percepiamo che tutti gli inservienti sono contro lei e complottano, però poi scopriamo che in realtà no, se non è che tutti vogliono bene, però quel sistema è fatto così, c'è poco da fare, e questo è interessante, anche le persone che ti vogliono bene sembrano degli aguzzini. Aggiungo che ho trovato due scene, un paio di scene piuttosto sincere, in realtà quello che dicevo Francesco sul problema dell'addizione, così, facevi riferimento alla estenuante in realtà scena di gioco con i figli, dove loro fingono di essere in un contesto militaresco, e parla così, ma sì, parla pure molto bene.
è però molto allucinante. Però riesce a trovare dei momenti, quei momenti sono soprattutto con le luci soffuse, non so se avete notato, cioè i momenti veramente più intimi sembrano proprio teatrali, cioè che abbassa le luci, c'è solamente una candela, dove però riesce a lavorare abbastanza bene, no? Sugli sguardi, sul rapporto anche con i propri figli. Cioè, io in quella scena di dialogo tra una madre che cerca di essere comunque superiore rispetto alle circostanze per non far pesare la sua situazione ai figli, e appunto dei figli che però stanno capendo, sono quasi molto più maturi della madre, e l'ho trovata ben fatta, veramente ben fatta. Sulla Kristen Stewart io non amo particolarmente, però devo anche dire che la Raina non si stacca un momento da lei, cioè non le rende il compito facile, poteva perlomeno intuire un po' le alcune difficoltà, cioè allontanarsi un attimo e appunto lasciar parlare magari quello che dicevano anche i primari, dare un po' più spazio, soprattutto per non dipingere i reali come dei villain monotematici. In questo senso però, secondo me, se lo si vede come una fiaba distorta, una fiaba al contrario, quindi la liberazione è uscire dal castello, ci sta, no? Anche una visione così scura. Bianca. No, io sono d'accordo con questo Gabriele, non con l'altro. E invece l'ho trovato un ottimo film e ho trovato che avesse lo stesso obiettivo di Jackie, ma lo facesse mille volte meglio, perché appunto lo stesso idea di raccontare un personaggio storico in pochissimo tempo e con piccole cose, in un tempo veramente ristretto, e secondo me lo fa benissimo. Kristen Stewart, allora, devo dire che nella prima scena in cui parla sono rimasta un attimo, ho detto... Lì è terribile, ancheggia in un modo... Quella scena no, però da lì in avanti mi sono abituata all'idea, ok, lo fa in questo modo, e io mi ci sono accalata molto nel suo modo di interpretarla, l'ho trovato strano, non, sicuramente non fedele, però secondo me ci stava pennello con il tipo di film che è Spencer, e quindi a me è piaciuta molto lei, mi è piaciuta molto anche, magari è una cosa che ho notato solo io, cioè l'uso del cibo che fanno in questo film, che cioè, per esempio nella scena in cui portano questi cassoni che sembrano armi, così poi dispiegano questo cibo, fanno elenchi di cibo tutto il tempo, lei nella dispensa, lei che deve mangiare queste zuppe, queste cose, secondo me quello è molto bello, ed è molto bello anche secondo me il rapporto che ha con i figli, che sono insomma l'unico motivo che lei ha per vivere, e che comunque... si vede anche la loro sofferenza, però secondo me non lo fa in un modo indulgente o macchiettistico, secondo me è veramente sincero, e quella scena che a voi non è piaciuto del gioco, invece secondo me è scritta molto bene, e io Steven Knight come sceneggiatore lo adoro, secondo me lui è bravissimo nel minimalismo e nel dialogo, e niente, non lo so, io non sono d'accordo. Poi anche a livello estetico, che te dicevi, fotografia Instagram, a me ha attirato molto il contrasto proprio tra questa fotografia perfetta e quello che è la storia, quello che racconta la storia. Cioè, tu vedi questa fiaba, come dice Gabriele, e ti sembra di immergertici, ti vuoi immergere perché è un mondo bellissimo da vedere, però in realtà è orrorifico, no? È tremendo. E quindi, secondo me, lui ha trovato questa chiave per raccontarlo che, secondo me, funziona. Va bene. Allora, io cerco di stringere. No. No, io ho detto proprio prima, sono esordito dicendo che credo che finora sia il film che mi è piaciuto di meno, credo di non apprezzare la Raina, cioè a me è mai piaciuto, ma ho l'impressione che se fa un altro biopic sarà esattamente la stessa cosa, cioè già con Jackie mi spaventò un poco la china che stava prendendo, però appunto ognuno ha il... Sono dei biopic. No, ok, sì, hai ragione, perfetto, è vero, verissimo. Allora... Volevo leggere rapidamente qualche commento, però poi passiamo molto in fretta. Francesco, tu devi scappare, quindi magari ti facciamo dire The Lost Daughter e poi Dune, così poi noi ci dedichiamo a Dune e Lost Daughter. Rapidamente scrivo... vabbè, scusate, ne sto perdendo un pochettino di commenti, però vabbè, io la Stewart l'ho persa sul primo Twilight quando dovrebbe guardare Pattinson facendo uno sguardo di desiderio soggiogante, e invece pare che abbia un ictus. No, ho capito, a me invece io piace. Io sono per le seconde possibilità. Ma a me lei piace, è l'unica che piace in Twilight, tra l'altro, che mi piace in Twilight. Vabbè, comunque. Vado avanti, balbettante, bambocciosa, banda di babbuini, grazie per la citazione. La Raina è tanto bravo, ma deve stare alla larga dai biopic. Neruda, Jackie, Spencer, ma la Raina ricorre a film pseudo biografici per mancanza di idee. No, perché Neruda adesso non era fatto. Neruda è un capolavoro. Si sta anche specializzando un po'.
René Ferretti avrebbe qualcosa da dire su questa metrica spezzata, esagerata per rendere il dolore e il tormento. Sì, sembra come gli occhi del cuore. Neruda è un filmone. Andiamo così via. Vabbè, anche a Manuel è piaciuto, piace la Rain. Un saluto a tutti, siete mitici, così via. Accelero un pochettino. Chris Stewart ne ha mai imboccata una a livello attoriale? Sì. E beh, si parla di pezzo dal show perché mi piace. Tra l'altro, dipende da, e poi lei sta anche, apprezzo il fatto che stia diciamo tentando, ma stia cercando di trovare la sua strada, e non era facile dopo Twilight, assolutamente, sì. Secondo me non è vero che quando fai del film del genere hai la strada spianata, anzi. L'opposto completo. La Rain deve chiudere la trilogia con la Meloni. Wow, non male, grazie. Io sono della Meloni. Esatto, io sono anche Cafe Society, in effetti. Oh, qua dobbiamo fare. Infatti, la domanda era serissima. Allora, anche ha messo in panchina. Esatto, ti ho messo in panchina, mi dispiace. Ci chiedono se vediamo i film con i sottotitoli. Sì, abbiamo i sottotitoli sia in italiano che in inglese in questi film. La Stewart è credibile nel ruolo, appunto, credo che ci siamo spiegati. Allora, Underwater no, mi dispiace, no. Quante volte dovete vedere un film per decidere se vi piace? In genere una... Poi per capire quanto mi è piaciuto, la seconda può cambiare idea, figurati. Tra l'altro, allora si è appena finito Dune. Abbiamo messo su Instagram delle foto che mi ha mandato dalla sala grande Alessia Velonzi, che ha visto il film con il cast ed era proprio davanti a tutti quanti. Allora, Francesco, Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal, Elena Ferrante. Gyllenhaal, Elena Ferrante cambiata, quindi portata nel mondo anglosassone, un film molto interessante, orribile finale, che distrugge il film. Come si fa a fare un finale del genere? Perché? Ma prima di questo orrore alla fine, uno dei film più interessanti del concorso per quanto mi riguarda, Olivia Colman arriva in Grecia, è un'idiosincratica, è una nevrotica, sembra che venga molto disturbata, sembra un film di vacanze, mi piace molto la famiglia Caciarona che la disturba in spiaggia, questi appunto americani di origine greca di cui dicono che sono criminali, molto minacciosi, caciaroni, violenti, invadenti. E quindi, Il Laus aveva fatto quell'attore. E anche Oliver Jackson, aspetta. Sì, bello, chi è Lil Laus? Il ragazzone alto alto di Dakota Johnson nel film. Se non lo dico, ma Lil Laus che fa? È il tossico. Beh, sì, il diciamo tossico. Il personaggio. Certo, i film bambini grandi, bambini da adulti. Nello splendido Invisible Man di Lee Won, è vero. Esatto, e poi c'è anche nel sequel di Laus, un altro ruolo. Sì, è un attore meraviglioso. È meraviglioso. Lo Slaughter che appare sullo sfondo. E somiglia anche a una persona che conosciamo, esatto, del nostro gruppo. Tamarissimo, grande attore carismatico, e lui è il capo famiglia. Allora, che film buffo è? Perché che cosa sta succedendo? Che film è? A un certo punto mi piaceva molto il presente. Molto il presente, le dinamiche della spiaggia, sì, le dinamiche davvero? No, aspetta, mi piaceva molto il presente. E poi a un certo punto, però mi piaceva molto la dinamica del presente, perché è molto misteriosa. È molto misteriosa, c'è una grande tensione. E quindi uno dice, ok, che cosa sta succedendo? Che cosa può succedere? Chi sono questi qua? Lei comincia addirittura anche a dire, ma senti, disposti? No, non mi voglio spostare l'ombrellone. Sì. Quindi Dakota Johnson, magnifica come look, magnifica, nera, capello nero, stupenda, coattona, sembra la Cortellesi che però riesce a entrare in contatto con la sua sessualità di gatto in tangenziale, quindi è una Cortellesi con la dimensione che non ha la Cortellesi, e quindi è fantastica, sta lì lasciva, sdraiata, coattissima. Quindi quello mi intrigava molto, ma a un certo punto il film diventa ancora più interessante perché un po' la lacci di lughetti, c'è una nel passato della Colman, entra la Colman giovane che non c'entra un cazzo con la Colman fisicamente, quindi è lacci parte seconda, quello che Lughetti volutamente, come mi raccontava nella mia intervista a casa, non aveva creato alcun tipo di contiguità, di conseguenzialità somatica tra i personaggi col passare del tempo, che era una cosa veramente inquietante e interessante di Lacci.
che ha una seconda visione, per rispondere all'amico, ha una seconda visione, mi sono accorto che mi piaceva tantissimo. La prima rimasi molto così, là ci fu fin d'apertura fuori concorso della Venezia scorsa. Tutto questo sproloquio per dire che arriva Jessie Buckley, che non c'entra un cazzo con Olivia Colman, proprio, cioè non puoi prendere due attrici che si somigliano di meno, che è Olivia Colman giovane. Lì entriamo in questa, diciamo, delirio mentale di lei, che più che altro viene stimolata da questi disturbatori vacanzieri che le ricordano un senso di colpa profondo in relazione alla maternità. E allora a quel punto Olivia Colman diventa Jessie Buckley. Jessie Buckley io l'adoro, è la nuova Helen Mirren, è già Helen Mirren, sarà Helen Mirren, ma lo è già. C'ha quell'austerità, c'ha quella sensualità, c'ha quella fermezza, c'ha quel piglio, a proposito della Stewart in Lady Di, e a proposito di film surreali che a volte sono bellissimi come The Queen, che ha portato la Mirren allo status che merita, di matrona e di statua. A un certo punto la Buckley che cos'era? Un intellettuale, perché questa signora è un intellettuale, una docente universitaria di letteratura comparata, bellissimo gioco, sconcertante, collegata all'italiano. Questo è l'omaggio che la Gyllenhaal fa trasportando i personaggi italiani dalla Ferrante al mondo anglosassone. Lei, ed è bellissimo sentir parlare in italiano, è molto erotico, sentir parlare in italiano la Buckley, che era un intellettuale, appassionato di Oden, che scrive saggi e che si trova questo maschietto ridicolo che, scusa, sto al telefono con la Columbia University, occupati dei figli, ma col cazzo, anche io ho invece delle, magari sono un genio, magari sono Virginia Woolf, magari sono una grande intellettuale che scrive saggi anche più interessanti dei tuoi, che stai al telefono con la Columbia University, ma c'ho le bambine, ma essendo donna devo occuparmi delle bambine che mi menano continuamente mentre io sto a pensare a una frase da scrivere interessante su Oden. A quel punto parte un altro film, ecco perché mi sono intrigato moltissimo, appunto, a proposito di questo è un film scombiccherato, ma questo è un film, cioè questa è un'opera interessante, complicata, complessa, tortuosa, come Almodóvar. E a un certo punto che cosa succederà? Allora a quel punto il film diventa quasi più passato che presente. Mi piaceva il presente, mi comincio a eccitare per il passato, perché la Buckley poi la fa con questi sorrisi molto pericolosi, appunto lasciarsi andare alla sua potenza, che è anche sessuale, che vuol dire anche dominare e conquistare, scopare con altri uomini e basta con le bambine, no? Io esco, vado a una conferenza, sono da sola, no? Finalmente vediamo anche loro che ci mollano, scena da un matrimonio, la versione serialità televisiva, e però poi arriviamo a sto finale che non posso dire, no, terribile, che distrugge tutto. E quindi dico, peccato, però questa è una regista che non vedo l'ora di vedere di nuovo in azione. Ok, e in realtà facciamo, se non ti dispiace, finiamo il giro anche su dello Stop. Sconcertante, cioè tutto lei dice sconcertante, è l'aggettivo perfetto per questo film. Lo metterò come lancio su Facebook, Davide dice sconcertante, perché c'è la Buckley che parla in italiano. Sì, il problema è che c'è anche la Rohrbacher che parla inglese, questa cosa un pochettino mi ha turbato. Io le voglio tanto bene. Stilla in lei, perché è un'avventuriera che arriva. Certo. È una streghetta, eh? Perché sì, vabbè, non raccontiamo tutto il film, però in effetti amo. Stilla in lei la voglia di libertà. E detto questo, poi io lei l'amo, ripeto, però parla questo in inglese che è veramente maccheronico, che mi ha fatto un po' ridere. Vabbè. Però è un po' anche nel suo personaggio. Volevo finire il giro su The Lost Daughter rapidamente, così poi facciamo di una e tu ci lasci, noi continuiamo. Non l'ho visto. Ops. Ah, certo, è vero. Allora, Gabriele Lingiardi. È in concorso, Gabriele Lingiardi? Stava vedendo un film della settimana. Allora è molto in fretta. Faremo veramente in fretta a fare questo giro. Gabriele Niola. Allora, io a me non piace per nulla come è stato diretto questo film. Proprio, no, un esordio brutto per me. Mi piace molto come questo film è scritto. Mi piace molto i personaggi che ci sono. Le loro contraddizioni le trovo eccezionali. Ha detto tutto Francesco della trama, c'è un presente e c'è un passato. A me il presente non ho questa fascinazione che ha raccontato Francesco per il mistero, perché Olivia Colman agisce così. C'è anche tutta una questione di una bambola, mi intriga un po' soltanto, ma poco. Il fatto che lei, Olivia Colman, che è la nostra protagonista e che è presentata come un intellettuale, no? Una persona bene, è anche, come dice lei stessa, cattiva. Cattiva, fa delle cose cattive. Questo un po' mi piace, devo dire, ma non sento mai che mi trasporta. Poi, quando
ingranano questi flashback, cioè il racconto del suo passato, è un altro film, un'altra storia, e funziona molto meglio. È vero che funziona molto meglio l'attrice, sicuramente, non ci sono dubbi, è più adatta al personaggio, ma mi piace in una maniera incredibile questo modello di donna, quello che gli accade, il fatto che il contrasto tra un certo punto cominciare a provare un piacere pazzesco, una soddisfazione personale professionale che si mescola e diventa completamente indistinguibile dalla soddisfazione sessuale, a lei accadono insieme, sostanzialmente, una causa l'altra, insomma, vabbè. Comunque esplodono insieme, un'incredibile soddisfazione professionale, un'incredibile soddisfazione sessuale, da che il film fa di tutto per essere veramente sfacciato nel dipingere questi bambini insopportabili, perché sono delle protagoniste che hanno anche un po' da Coda Johnson, hanno un po' di problemi con la materia, cioè non sono le brave madri dei film, ma sono delle madri normali. Comunque madri parallele anche qua, noi stiamo cercando. E comunque c'è, scusa ti interrompo, però attenzione, c'è anche un hula hop che è diventato improvvisamente il trend. Tre film con un hula hop. In questa... Il primo è Sorrentino. Power of the Dog, e poi c'è il terzo che è, l'abbiamo visto, Spencer, non c'è in Spencer. No. Allora c'è un altro film, Sorrentino, Power of the Dog, no, c'è anche un terzo, adesso vai avanti. E, insomma, questi modelli familiari sono eccezionali, perché sono mai raccontati, non l'abbiamo mai visti, ma chiaramente esistono, e come tutti i grandi modelli, a prescindere che siano maschili o femminili, non si fa fatica a vedercisi dentro anche se non si è donne. Che dire, non mi convince, stavo dicendo, non mi convince per nulla come tratta questi bambini, perché è chiaro qual è il punto di vista di una persona che fa fatica dentro la fine, che si sente frenata dai bambini, ma sono caricaturali, è esagerato, in una scrittura che è fatta di misura, c'è una regia che è fatta di sfacciataggine, non mi piace per niente, è fatta di grana grossa, è fatta di poca fiducia in sé, come regista, e di pochissima fiducia nel pubblico, che capirà e potrà arrivarci lo stesso anche senza che le cose necessariamente me ne sbatti in faccia. Concordo con Francesco che finale strano, cioè poi non ho letto il libro e sarei curioso di capire se è il finale originale, perché è strano, cioè, è veramente strano, ma anche se però potrebbe essere bello anche sì, per carità, per carità, no, io mi sono chiesto se è quello del libro, perché è strano per come va la storia, cioè proprio non ci azzecca molto, spiaggia all'arancia, sì, non ci azzecca, però è una metafora bruttissima quella della frutta, è terribile. E però sì, alla fine è un film che mi ha incuriosito, a me non mi è piaciuto parecchio, però è un film che sicuramente mi ha incuriosito, mi ha dato molte cose, mi piace moltissimo Barbara Walker come è usata, mi piace tantissimo, secondo me è un'attrice incredibile, mi piace da impazzire, mi piace moltissimo, è un'attrice incredibile, in questo film ci sarà 3 minuti e lascia un segno pazzesco. Dice, personaggio. Cioè, personaggio importante, ma lei dice quella frase che nel... Sì, Jeff Buckley, diciamo, vabbè, accende, sì, esatto, accende la fantasia, accende il desiderio, accende la consapevolezza che posso farlo anch'io, istilla. E gliela dice perfetto. Inception. Gliela dice che tu, anche se non sai chi è Alvaro Vaga, perché magari sei uno spettatore straniero che non ha confidenza, te lo ricordi. È veramente eccezionale. E niente, io non sono d'accordo con nessuno, cioè a me, allora per me è un film, a me è un film che è piaciuto solo esclusivamente perché è effettivamente un character study, cioè costruisce benissimo il personaggio della protagonista ed è tutto incentrato su dell'indagare come mai lei è così cattiva, così, cioè cattiva però nelle piccolezze, cioè veramente in cose anche stupide, ma che dici ma tutto a posto. No, poi piena di idiosincrasie, di questioni di menate, e a me è piaciuto in assoluto di più il presente e Olivia Colman come l'ha interpretata, proprio perché è così, riesce molto bene a essere appunto piena di idiosincrasie, di piccole cattiverie, non so perché ne riesce bene, ha questo anche senso dell'umorismo che riesce a trasmettere con letteralmente soltanto muovendo un pezzo di una guancia, cosa che essere falsa, essere cattiva col sorriso, sì, non lo so, io questa cosa l'ho molto apprezzata, il resto non lo so, meno, non è un film che mi abbia propriamente trascinato, però devo dire che sicuramente è un film interessante, però mi piace che sia esattamente ognuno lo pensa in modo diverso. Fastidio tutti quei dettagli, quelle inquadrature ravvicinate, che fastidio! Cioè la cosa più difficile, senza avere la maestria, la capacità di farlo, di montarla in modo che non sia fastidioso, madonna. Vabbè, io non ho trovato così. Soprattutto all'inizio, passiamo a Dune, così io cerco il terzo film in cui ci sono Lula Hop. Francesco, inizia te, così poi ci mettiamo a elogiarlo noi. Come diceva Bianca prima di cominciare, sono molto angosciato. Sui felice, sui molto preoccupato, se devo citare Bernal di Ema.
perché sono felice, sono molto preoccupato per parte col Con lo rent contro il reggaeton. Non sentire reggaeton così, non ti innamoras, non pensas. Condivisibilissimo. Fascismo. Grande sfogo contro il reggaeton. E un gran film. Allora, che casino. Io, guarda... Allora, sono molto angosciato perché per me l'ossessione editoriale più vecchio diventa, diciamo, chiave editorialmente è fallimentare Spencer perché viene distrutto da un altro testo che è The Crown quarta stagione, quindi ciao. Qui è molto derivativo, cioè è una sci-fi, un epic, una space opera molto seriosa, priva di vitalità, di divertimento. E Dune lo conosciamo, Dune lo conosciamo, si arriva ad Arrakis, gli Atreides, abbiamo Timo di Chalamet più tisico del solito, che però combatte benissimo, poi però Momoa gli fa la battutina, hai messo sui muscoli, stai scherzando, sì. E però rachitico e tisico, come mai, combatte benissimo con l'Atreides, diciamo che Kyle MacLachlan era un'altra cosa, in Dune di David Lynch. E il problema è un dittico? Cioè, tu mi stai dicendo che è un dittico? Sì, perché sì, si chiude, chiama Dune parte prima, sì, inizia si chiude, e come dire, 165 milioni di budget, va bene, in questo momento poi Mangoscia, perché doveva uscire a novembre del 2020, e il problema, un po' come stava dicendo, mi interessa molto quello che ha detto Gabriele in relazione, infatti pensavo a Dune, cioè c'è l'Imperium che decide tutto fuori campo, questo non va bene a livello drammaturgico, perché ogni decisione, ogni cosa che accade, non è minimamente legata a una responsabilità dei personaggi, e questo mi ha distanziato moltissimo come spettatore, quindi dopo un po' proprio, vabbè, dicevo, ok, tanto arrivano quelli, invadono, tradiscono. Ci sono questi sogni premonitori dove già ti dice tutto. Dove già ti dice tutto, non esagerare così, quindi tu vedi Zendaya, vedi Fremen, capisci, il Messia, lo ripete ogni due secondi nei primi minuti che Paul probabilmente entrerà in contatto. Si va ad Arrakis e alla poi fine... Poi fa anche capire che non è che quei sogni si avverano per forza, o si avverano così come lui l'ha sognato. No, questo già dall'inizio... È una cosa che abbiamo apprezzato. Sì, questo succede con Momoa già all'inizio, però, come dire, io a me, diciamo, lo trovo molto snervante a livello registico perché è plateale, è semplicistico, è banale. E non amo Villeneuve quando fa fantascienza, lo trovo un regista molto privo di vitalità. E alla fine... Il problema di Dune per me è editoriale, cioè è derivativo, non porta nulla di nuovo, tranne questo concetto del deserto che spero che possa sviluppare nella parte seconda, anche, insomma, che deve sviluppare per quanto mi riguarda, perché fa vedere questo deserto caramelloso dove naufragarmi è dolce, per citare Leopardi, dove quasi è un orgasmo quando vieni risucchiato. Questa cosa mi ha convinto in due o tre momenti, poi c'è un'inquadratura dove il deserto è un mare, perché sono onde, e il mare va a frangersi contro gli scogli che sono queste rocce di queste strutture, e questa è tutta la parte ad Arrakis, dove, ripeto, accadono cose, ma soprattutto quello che non mi convince è che mi diverto molto di più in una puntata di Mandalorian. Cioè c'è un concetto di fantascienza usata, che Lucas inventa alla fine degli anni 70 con il primo Guerre Stellari, di incerottare le astronavi, di dalla botta, i Mon Calamari, parto non parto, appunto mettercelotto, sono sgarrupato, che qui non c'è mai, perché questo è un post Nolan, è tutto pulitino, è tutto rarefatto, e questo lo trovo molto poco energico, molto poco vitale. Prima si diceva con Andrea, no? Stanno scrivendo, è la nuova fantascienza, ma stiamo scherzando? Questa è, mi fa venire veramente nostalgia per il cinema fantastico con il quale io sono cresciuto, dove c'era anche in relazione a quell'epoca comunque sesso, comunque una vitalità, un'energia legata al futuro. Quindi sono molto, diciamo, combattuto su Dune, perché se lui porta, ecco perché sono in crisi a livello editoriale, perché ovviamente, sempre per rispondere anche agli amici che ci chiedono
quando è che finisce l'analisi. L'analisi finisce ovviamente con la fine del dittico, per quanto mi riguarda, completa. Quindi se lui porta alle estreme conseguenze questo concetto di deserto, tutto il mondo sarà deserto, domani tutti saremo deserto, dobbiamo amare il deserto, mi devi far amare, desiderare di stare tra la sabbia perché non ci sarà più niente se non la sabbia, se lui porterà questo concetto alle estreme conseguenze con la seconda parte, io potrò pure dire vabbè, ok, allora ci sto. Ma adesso sono molto preoccupato, sono molto preoccupato per una questione di cinema, nel senso che al di là del mio ridicolo gusto e della mia ridicola recensione, e qui c'è il destino del cinema che sta in ballo, e quindi, poveri cristi, con la pandemia, cosa facciamo con un colossal di questo genere? Io sto dalla parte di James Gunn, cioè io sono, ma sono vecchio, ragazzi, cioè io amo chi ha un approccio al blockbuster con energia, con vitalità, l'unico che ce l'ha. Adesso sono figlio di Spielberg, sono figlio di Lucas, sono figlio di Landis, di Raimi, fino ad arrivare a Peter Jackson, fino ad arrivare appunto al Signore degli Anelli, che tutti sono andati a rivedere e che è un capolavoro immenso, che ne dica Luca Guadagnino, che meno male che ha fatto il regista, ha smesso di fare il critico. Quella è l'ultima, e poi i meravigliosi film della Marvel, che sono energia, che sono vitalità, che sono pimpanti, che ci provano e che sono un concetto editoriale fortissimo. Loro stanno facendo anche fatica qua, questi dov'hanno? Cioè io li sento debolissimi, e questo mi eccita, mi mette in discussione con quello che tu mi hai detto, di che si sta dicendo di Dune, che in realtà io penso che siamo difesa di sistema dei nostri amici colleghi nordamericani, perché se crolla questo tipo di, se fa flop questo tipo di discorso, dopo l'orrido Blade Runner, dopo l'orrido sequel di Blade Runner, ciao a tutti. Qui si ha a che fare, quindi sono preoccupato, perché a prescindere dal mio gusto per sti cazzi, mi piacerebbe tantissimo che questo film facesse tanti soldi per giustificare il concetto del grande schermo e il concetto di un cinema che si regge ancora sul grande schermo. Però per quanto mi riguarda, questo Dune non ha tanta energia, non ha tanta eccitazione, e questo corpo così magrolino, così scheletrico di Chalamet, che è bravo, che è bravo, ha sempre classe lui. Ha classe, però mi chiedo... Lui parte col corpo grasso di Chalamet, parte subito, prima inquadratura, lo vediamo a petto nudo, quindi proprio, e poi parte con la battuta di Momoa, cioè dicendoci questo è quello che lo caratterizza, che è proprio la grande mistica orientale, svilire il corpo per esaltare la... Non soffre, cioè Luke soffre nei guerrieri. Però è una cosa. Chalamet non soffre mai. Non entra nel film. Ammette che lui tra i personaggi principali forse è quello con meno battute in assoluto. No, è la sofferenza all'interno dell'azione. Non soffre. Non vedo una ferita. Non la vedo mai. Anche emotiva. A classe, ma. E per questo che dico che a me preoccupa come operazione editoriale in sé, cioè è così derivativo, ripeto, posso mi trovo a dire, no, qua chiudo, giuro, che viene distrutto il cinema di Spencer da The Crown, e io trovo più forte Mandalorian di questa roba qua, cioè lo trovo così esangue, così privo di sangue, come era l'orrido sequel di Blade Runner, che a me non mi interessa, okay. Non mi piace questo tipo di concetto di blockbuster. Okay, non mi convince affatto. Si capisce anche, è in linea con tutta un'altra serie di registi, è perfettamente... È scolastico, è pulitino. Però, allora, c'è una cosa di cui non si può ancora parlare, che io ho visto, che uscirà tra poco... Una cosa. Su che? Apple TV Plus, che è tratto, anche quello, da una saga di romanzi Di fantascienza. Pre-Star Wars... Russi. No, vabbè, Fondazione di Asimo. Sì. Io sono molto interessato perché esce a fine settembre. Anche questo è lo stesso tipo di fantascienza. Poi se ne parlerà quando vedrà, quando uscirà. Parliamo del trailer di Fondazione, ha lo stesso tipo di estetica di Dune. Aia. Lo stesso tipo di lavoro. Sì, un po' più colorato, però è importante questa cosa sui colori. Però poi, appunto, poi ne parleremo quando uscirà Fondazione. Poi non ho visto tutto, io ho visto alcune cose di Fondazione. Però sono molto interessato a vedere perché effettivamente
ne parleremo quando uscirà la Fondazione, ma questo è un tipo di fare di fantascienza attuale, che sia al cinema che sia in televisione come Apple TV Plus, però è un approccio alla fantascienza, e secondo me qua c'è il pre-Star Wars, roba che è stata scritta prima di Star Wars, ma che arriva dopo, arriva troppo tardi? Se la fai diversa da Star Wars, forse no. Per me è importante il senso, e no, soprattutto certo. Il senso politico e geopolitico. Tu che cosa mi vuoi raccontare? Perché io le astronavi che partono, le ho già viste. Io gli eserciti schierati, Trionfo della Volontà, l'ho viste alla fine delle Guerre Stellari, ed era stato pure più economico. Invece lui, cioè, fanno le e poi chiudo l'ultima cosa sul cast. Bautista, e quindi? Già fatto ulteriore. Momoa, annullato da... Ah, perché e Bardem, che fa proprio così, cioè, ma stiamo scherzando? Niente, non, c'è, no, non c'è epica, questo voglio dire. Cioè, anche questi attori li abbiamo visti in testi superiori. Bautista non riesce ancora ad andare oltre i Guardiani della Galassia, perché è un capolavoro. Vabbè, però Bautista è stato scelto per fare, cioè, questo è anche la regola del blockbuster. Mi ha fatto orrore. Oh, io l'ho amato la follia. Perché Lynch lo faceva brufoloso con le pustole. E io vengo da là, a me deve vedere Jabba the Hutt, Marlon Brando di Apocalypse Now e Thanos. Però è una scelta, è una scelta stilistica. Senza essere grafico e meraviglioso come Thanos. È una scelta stilistica, però, nel senso che non rifà Star Wars, fa un'altra cosa. È una palla. E poi c'è l'errore. Poi c'è un errore gravissimo, National Dente. Che Villeneuve le fa queste cose, le faceva pure in Arrival. Beh, ma insomma, ma come la gira? Tu non mi puoi far vedere una reazione devastante, sì, attente, non spoileriamo, non diciamo nulla. E quello sta in vasca e sta benissimo. No, è un errore. No, cioè, si è perso una scena e mezzo. No. Ragazzi, io tolgo... Allora, arrivederci. Okay, ciao, questo è spoiler. Allora, che interviene si incazza, perché bisogna fare attenzione. No, tra l'altro su un libro conosciuto. Era bellissimo se tu levavi il sonoro e poi noi cominciavamo a mimare tutte perfette. Si facendo allora, i gesti della mano. Sul cazzo. No, più che altro sto cercando di verificare se in realtà il microfono non sia collegato. Sì, no, è collegato questo. No, perché lo spegnevo, ma in realtà magari stavo usando il microfono del Perché il pubblico non ha sentito niente, ma commentano da 40 minuti. Ma infatti, le domande ogni quanto vedete i film, era molto generico. Ma pure al posto di Francesco, così ci si vede meglio. Comunque c'è stava guadagnina a vedere il film. Sì, è vero, l'abbiamo anche condiviso un'immagine su. Cioè, a vedere il film è forse di troppo. Date. Comunque. Vado io, Bianca, sì, a te non è piaciuto. Sono totalmente d'accordo con Francesco, infatti mi sembra strano, comunque è così. E mi dispiace molto perché ero molto emozionata per questo film, però purtroppo l'ho trovato troppo pulitino, troppo perfetto, troppo copia di altri film di fantascienza. Cioè, io non ci ho visto proprio... non è né un blockbuster d'autore, né un blockbuster che può piacere al grande pubblico e che può appassionare. Cioè, è una via di mezzo che secondo me non accontenta nessuno. E niente, gli interpreti, a parte Chalamet, che secondo me invece, cioè, come dicevate anche voi, è molto bravo, tutti gli altri proprio... Cioè, io ci ho visto... Ma con Rebecca Ferguson? No, a me... Non lo so, io ho visto proprio lo stereotipo di Hollywood per come ce lo immaginiamo, cioè proprio non mi ha convinto. E Hollywood come le immaginiamo i sovietici. E cos'altro volevo dire? Ah, che per come va avanti la narrazione è un po' frustrante, perché non riesce a capire quando finirà. Potrebbe finire in qualsiasi momento, che sarebbe la stessa cosa. E secondo me questo è un difetto per un film che deve essere fruito anche da solo, nonostante sia una parte di un dittico. Più episodi di una serie. Sì, vabbè. Cioè, appunto, ha un ritmo più da serialità che da film. E poi vogliamo fare questo spoiler? Vogliamo farlo questo spoiler? Non c'è Jodorowsky. Io sono rimasto male del fatto che non c'è il cameo di Jodorowsky, ma aspetto ancora la seconda parte. Perché veramente sei senza cuore se non farò il cameo di Jodorowsky. Ma diciamolo a Villeneuve, tanto è qua a Venezia, cerchiamo di fargli capitare questo messaggio. Esatto. Continuamente pensavo chissà come sarebbe stato. Un attimo, Francesco è in difficoltà, che stai cercando? Il cazzo. Dai! Chissà come sarebbe stata la prima delle 14 ore di quello di Jodorowsky. Chissà come
chissà come l'avrebbe fatto Jodorowsky, perché secondo me a Villeneuve manca proprio quella creatività che ci vuole nella fantascienza, cioè quel qualcosa in più che lui non ha assolutamente. Non so, abbiamo visto un film diverso, ragazzi. Stasera siamo tutti in disaccordo su tutto. Te come hai visto? Io adesso citerò Frank Pavic, che è regista del documentario di Jodorowsky. Che ho intervistato. Io gli avevo chiesto, la prima domanda era, ma scusate, cioè, vi ha sentito Villeneuve prima, no? Ha rubato qualcosa? Ha detto, no, ma guarda, in realtà Villeneuve sta facendo Dune. Jodorowsky faceva il suo Dune. Questa è la grande differenza. E credo che abbia molto ragione. Cioè, quello che noi stiamo vedendo è di un filologico. Mi è venuto un colpo. Cos'era questo rumore? Non era il mio cellulare. La censura. E questo Dune è di un filologico. Cioè, è di un come doveva essere rispettoso, fedele e commissionato. È un Dune dello studio. E su questo entriamo nel discorso editoriale, intanto Francesco Ruba ci sono delle chiavi là sotto. Francesca ha perso le chiavi. Ci sono delle chiavi questo? Questo è il bello della direzione. No. Eccole, grazie. Sono uguali a quelle. Grazie. Insomma, è il Dune filologico. Sì, è il Dune filologico, è quello che doveva essere, secondo lo studio. Partendo da questo, che era già chiaro dai trailer, ma... penso che nessuno si aspettasse un film particolarmente personale, no? Da parte di Denis Villeneuve. La cosa che mi ha spezzato è stata la prima cosa che mi si è rotta è il timpano dall'orecchio, perché io lo consiglio di vedere nella sala più grande possibile, perché la colonna sonora di Zimmer, per quanto sia una colonna sonora di Zimmer, quindi c'è dentro di tutto, da Wonder Woman a Inception e Dunkirk, è potentissima. E permea sin dall'inizio, sin dal primo suono, questo suono metallico che arriva, ti fa sentire tutto il peso. Ciao, baci. Fa sentire è tutto magnetico, il peso. Magnetico. Vai, bravo. Speriamo. Fa sentire tutto il peso di questa fantascienza. Cioè, una fantascienza metallica, durissima, dove ogni oggetto sembra avere un peso specifico pazzesco. E quindi io accetto anche il fatto che sia molto sofferente, senza alcuna ironia, e si diceva del colore, molto scura. Sin dai trailer io mi stupivo, perché è un film ambientato nel deserto e il tono è blu, il tono del colore della fotografia. Fino a un certo punto, perché tutti i flash forward, le profezie che ci sono coloratissime, quindi voglio vedere la seconda parte, perché secondo me potrà esserci anche un discorso sul colore del film, no? Che parte da uno stato di quasi non vita, no? Con gli Harkonnen, che loro hanno una palette di colori molto grigia. E progressivamente un ritrovare, no, l'essenza del deserto, i colori, la vitalità. A un certo punto si vedono delle piantine che sono verde fortissimo, e qui già io vedo un discorso editoriale, però, perché è fatto chiaramente con la consapevolezza, la speranza di fare i soldi per fare un secondo capitolo, ma anche un grande problema che non li ha girati back to back, e quindi devi anticipare quello che succederà, devi per forza far vedere, buttare un attimo il sasso in avanti, perché devi suggerire, no, allo spettatore che c'è qualcosa d'altro sin dall'inizio. Una delle cose che però mi ha lasciato effettivamente un po' così è il lato politico, no? Che si diceva di cosa parla in realtà questo film, si può vedere tantissimo, cioè banalmente, no, l'attualità, ragazzi, per totale coincidenza è di un'attualità in realtà forse anche all'epoca era di attualità, sempre nello stesso luogo, poi se ci pensate, l'Afghanistan. Però è una storia fondamentalmente molto complicata, perché nonostante ci sia una trama politica ingarbugliata, ci sono anche nomi, termini che sono tipici di quel mondo, Bene Gesserit, il coltello, ecco. Quindi lo spettatore che è a secco di questo tipo di fantascienza, magari è uscito un corpo di scena di qua, ma cosa quello che ha parlato non era Lo, era un Sodia. Cos'è successo? Devi entrare dicendo scusate il ritardo. Non ti ammazzare, Francesco. Ecco. Non farti male. E quindi per forza di cose, nella prima ora devi farti imparare tutto di quel mondo, e quindi è una prima ora molto dedicata a spiegare quello che succede, e lascia però un po' in secondo piano tutti gli intrighi politici, no? L'impero agisce così, però non te lo fa vedere. È chiaro che bisogna anche targetizzarlo a un certo punto, perché comunque è un grande colossal, su un libro molto difficile, molto stratificato, che deve andare a parlare poi a tutti. E quindi io lo vedo
come un compromesso accettabilissimo. Poi, e qui chiudo, io non so come non si possa apprezzare la cura nei singoli dettagli e l'originalità, no? Anche nei costumi, nei vestiti, ma anche nel modo in cui si muovono e come si parlano tra di loro. C'è chiaramente la popolazione su Arrakis che ha una tinta blu degli occhi perché la spezia gli ha cambiato il pigmento. E l'effetto speciale che viene messo è molto sottile, perché non è un occhio blu. È l'unica normale. Cosa che riprende quello di Lynch, lo stesso effettivo di effetto. Infatti è un po' vecchiotto come effetto, però è allo stesso punto di blu tra l'altro di quello di Lynch. Però che fascino. Sì, assolutamente. E grande cinema, perché secondo me questo è veramente grande cinema, in tutti i sensi, muscolare, forte, duro, pesante. A un certo punto Paul Atreides prende la sabbia e vede la spezia. Ed è una cosa che sul cellulare tu non riesci a vedere. Sul grande schermo sì. E per me già solo questo... Ma anche le astronavicelle che passano dal mega coso. Sì, che vedi queste specie di polverina come se fosse le stesse astronavi fossero la spezia. Ma guarda, non... chiudo rispondendo a Francesco. Sì, può essere che ci sia una levata di scudi da parte della critica statunitense per questo film, però dico anche... ormai siamo critici piuttosto disillusi. Se qualcuno crede con una recensione positiva di poter salvare le sorti del cinema, secondo me, insomma. Poi ti passo la parola, molto brevemente, io avevo, l'ho detto poi quando ci siamo visti appena dopo il film, avevo tantissima paura per questo film, perché avevo il timore che visto tutto il peso che aveva sulle spalle e della versione passata e delle difficoltà degli anni ad aspettare di fare sto Dune, lo fa, non lo fa, ce la fa, Villeneuve a farlo, e poi cosa fa? Fa soltanto tutto il libro, solo un Dune, ma c'è solo un film, oppure fa due film? Adesso negli ultimi giorni è arrivata la conferma che saranno due film, anzi ha parlato anche di un terzo film tratto da un altro libro, da un altro dei libri, e poi il film in realtà a sorpresa, sorpresona, inizia con scritto Dune parte prima, quindi è ufficiale che vogliono fare il sequel e così via, quindi arrivava carichissimo di queste, poi un cast strapieno di attori, quindi il grande studio film con proprio tutte le regole seguite in maniera pedissequa per costruire lo studio film, che poi a sorpresa fa 2 euro al box office magari, perché è talmente generico da non piacere, da non interessare a nessuno, perché poi tutto si misura nel primo weekend di box office per questi blockbuster, e vedi quello che è successo con Blade Runner 2049, che è stato un floppone al box office, un flop, non un floppone. Io quindi, e tra l'altro nei trailer avevo veramente paura che fosse generico anche la fantascienza generica, no? Appunto da studio film che cerca di mettere insieme qualcosa. Invece la cosa che mi ha sorpreso di più è che riesce a essere veramente specifico ed avere veramente carattere da questo punto di vista. Non è fantascienza generica, ha un design incredibile che non era scontato. Uno dice vabbè, è facile, c'è dietro Hollywood. No, perché la fantascienza soprattutto spesso ricade nell'essere proprio il più banale possibile a livello di design. Invece qui non lo è, come dice giustamente Gabriele nella sua recensione. E poi fonde completamente l'aspetto visivo e quello sonoro per calarti immediatamente nell'atmosfera del film, in questi mondi, in questi pianeti. Poi a me ha veramente colpito un sacco come tutta la prima parte costruisca questa trama di congiure, di palazzo e di politica, anche un po' complicatina per certi versi, perché io a un certo punto non ci ho capito moltissimo, io non conosco il romanzo. Per poi culminare a metà, in realtà quasi un po' prima della metà, perché il film è bello lungo, in una scena pazzesca a livello di effetti visivi, a livello di quello che succede, di tensione, di trame che si uniscono, in un film che in realtà poi finisce per essere abbastanza semplicino, è abbastanza lineare come quello che deve succedere dall'inizio alla fine. Però c'è quel momento a metà film che ti sconvolge, cioè a me ha sconvolto veramente, perché è travolgente nel come... Sì, infatti quale? Quello che ribalta le sorti del protagonista? Letteralmente sì. Quello che ribalta, il primo grande colpo di scena che sconvolge tutto il mondo, diciamo. Okay. Il piano che viene messo in atto, definitivamente. Che arriva proprio... Tutta quella sequenza è
martellate, ma non solo sonore, non solo musicali, non solo visive, è tutto insieme, tutto questo impatto che a me mi ha assordito, non come in un film di Roland Emmerich, salute, non come in un film di Roland Emmerich che a un certo punto non ci capisci niente, no, è tutto molto chiaro, è tutto molto, funziona tutto, riesce a seguire tutto perfettamente e ti dà questo effetto di, oh mio Dio, seriamente. Poi finisci nel deserto, i vermoni, secondo me, anche lì, stile Godzilla, non aspettatevi il vermone, il big reveal all'inizio, e questo, secondo me, solo i maestri alla fine riescono a svelarti, a crearti questo senso di anticipazione per vedere qualcosa che hai già visto nel trailer, sostanzialmente. E niente, unica nota, cioè, a me il film è piaciuto molto, la nota che mi è un po' così è Zendaya, che non la vedi per tutto il film, salvo gli ultimissimi minuti, quindi ci hanno fatto una capa tanta su Zendaya, ma alla fine ce l'aspettiamo più nel prossimo film. A me è piaciuto. Allora, io l'unica cosa su cui concordo con tutto quello che è stato detto è che anche io non sono curioso di vedere cosa succederà al box office, perché questo non mi sembra un film per tutti, nonostante abbia un budget da film per tutti, ambizioni da film per tutti. Però per me, se devo pensare solamente a me stesso, è un pregio. È un film di una potenza, di una muscolarità che a me mi impressiona. È il cinema, non nello stile di Christopher Nolan, ma con quel tipo di idea di mondo di Christopher Nolan, l'idea di cinema di Christopher Nolan, potente, muscolare, che è capace di fare delle cose incredibili. L'idea di Dune è di fare un cinema mainstream, pieno di soldi, con una testa d'autore, che è una cosa, se ci pensate, pazzesca. Inizia, lo dicevo prima con Francesco, attacca con il corpo di Timothée Chalamet, che sempre di più, di film in film, sta costruendo un corpo molto particolare, il corpo del leader di domani, il corpo della persona dei grandi futuri, del talento, della grande promessa, ed è un modello maschile che il cinema degli ultimi 40 anni, dagli anni 80 in poi, non conosce, cioè un modello maschile che per gli standard del cinema è secchissimo, è stranissimo, è un modello maschile che sempre di più su di sé ha le caratteristiche della sensibilità, e qui ce le mette tutte. Diciamo prima, ha pochissime battute in questo film, è un'altra cosa molto intelligente e molto autoriale. Lui è il capo di domani, ha un carisma molto forte, parla poco e quando parla è sempre molto pesante, tutti quanti stanno a aspettare quello che dirà. In una scena nel deserto, in cui, cioè, ci sono varie traversie, a un certo punto si troverà in difficoltà assieme a sua madre nel deserto, parla sempre la madre, anche se ormai lui è protagonista, ormai ha il peso di tante cose su di sé, insomma ha anche una certa autorità, però parla sempre la madre, noi però aspettiamo sempre che dica qualcosa lui. È molto forte. Il film... Ti interrompo perché c'è una scena d'azione in cui è importante che parli la madre, e però tu, visto che sai che la madre può parlare in quel modo, sì, sei più curioso di vedere come parlerà lui. Sì, questa cosa a livello simbolico è interessante. Diceva giustamente Gabriele, è un film che ti deve spiegare una quantità di cose nella prima ora, è impressionante. Fa quello che si chiama il world building, no? Ti dice chi è chi, come si chiamano, che rapporti hanno tra di loro, cosa possono fare, come funziona questo mondo, che cos'è la spezia, che ne so, possono volare? No, non volano, cosa fanno? È molto complicato, tutti i nomi strani, e ci riesce in una maniera pazzesca. Sì, c'è molta spiegazione a parole, ovviamente, ma almeno il 50% è visiva. Una cosa che non vediamo mai in questi blockbuster, mai, sono sempre girati malissimo. Invece questo qui ha una capacità di raccontarti le cose solo facendole vedere, si inventa tante di quelle soluzioni. Una cosa che, una delle cose più banali nel blockbuster contemporaneo, è il confronto tra due persone, cioè il confronto fisico tra due persone. Lui si inventa un codice di colori rosso e blu che non ha bisogno di spiegarti come funziona, e ti fa capire esattamente fino a dove questo scudo che loro hanno li protegge, fino a quando no, e quando ci sono conflitti tra tante persone, io sto capendo subito come stanno andando le cose, chi è in difficoltà. Grandioso. Possiamo dirlo, non è uno spoiler, la madre e il figlio, la madre ha un sistema di comunicazione a gesti, ma minimale, non come i sordomuti, ma tenendo anche la mano bassa, attaccata al corpo, gli basta muovere le dita e dice delle cose. Questo te lo fanno capire senza spiegarti da dove viene, perché, come, cosa, chi lo sa, chi non lo sa. E tu lo accetti. Lo accetti, e a un certo punto, nell'altra metà del film, sarà utilissimo. Una scena bellissima, secondo me, eccezionale, è bellissimo. È un film che fa tutte le cose a modo proprio. La fantascienza vive di design, ovviamente. È il design che stabilisce la nostra idea del futuro. E qui
gli ambienti, c'è anche una bellissima la città di Arrakis, proprio Sidmeed, no? È una citazione bellissima secondo me. Gli ambienti raccontano tanto, quando loro, questa è la storia di un casato a cui viene dato l'ordine di andare su un pianeta a estrarre la spezia, che è la materia più importante della galassia, e quindi è un ruolo importantissimo. Un altro casato viene mandato via e vengono messi loro, un gioco di potere. E loro quando arrivano lì e si insediano, hanno studiato quel pianeta, ma non ne sanno niente. Cioè, sull'equivalente dei libri di testo che sono delle proiezioni in realtà. Siri. La racconta Siri. E lì vedono questi cioè, dall'architettura noi capiamo un sacco di cose, ma ancora per dirne un'altra che non è uno spoiler, a un certo punto ci faranno vedere, dopo che ci hanno detto che il deserto è un luogo pericolosissimo, dove è quasi impossibile sopravvivere per le forme di vita comuni, insomma, per gli animali di cui ci rientriamo anche noi, e che c'è tutta una tuta, anche c'era anche quello di Lynch, una tuta per sopravvivere, che ha tutto un sistema, adesso non staremo a spiegare, però ha tutto un sistema per fare in modo che tutti gli idrati. A un certo punto lui con due secondi ci fa vedere una piccola forma di vita, viva nel deserto, ci fa capire come fa a sopravvivere quella forma di vita, ma in un attimo veramente, e capisci che gli indigeni hanno creato quella tuta imitando quella forma di vita. Due secondi, non ce l'ha detto con le parole. Queste cose non accadono, neanche nei film Marvel che sono bellissimi, figuriamoci, ma non accadono. È un blockbuster d'autore che a me mi ha veramente impressionato, ha un forte senso del mistero, mi piace tantissimo, e quello che lo porta avanti. Cosa, perché Paul Atreides, il protagonista, Timothée Chalamet, è il Rampol, è quello che deve diventare il grande capo di tutto il casato, in questo film dove gli americani dicono sempre, no, i film devono essere grounded, devono essere vicini a noi, relatable, questo per niente! Non posso! Un film di reali potentissimi! In cui dicono, tu sei l'eletto, che è una sì, cosa... Sì, quindi completamente lontano da me, e quindi noi li guardiamo e li ammiriamo, mi piace un sacco, e per l'appunto lui è cresciuto come un re, ma è cresciuto dalla madre che è una sacerdotessa, diciamo, e comunque coltiva arti psichiche, che gli ha insegnato tutta un'altra cosa che non fa parte del suo casato, cioè a comunicare col pensiero, a ordinare le cose agli altri e comandarli con la forza del pensiero, e che per l'appunto lei comincia a dire che è l'eletto, e forse in realtà tutta una manovra politica, forse non è vero che è l'eletto. Insomma, ci sono un sacco di misteri molto molto belli. Non c'è una scena del trailer, la scena del trailer dove lui mette la mano, no? Mette la mano là dentro, gli dice cosa troveranno qua dentro? Ha un dolore fortissimo. Sì. Lo vediamo che urla in silenzio. Oh, c'è questa nel film. Vabbè, qua è per dire. Classico. No, perché era una scena bella. Insomma, sono veramente tantissime cose a me che piacciono di questo film. Mi incuriosisce tantissimo, temo molto per la seconda parte. Questo è il genere di film che nella seconda parte fanno schifo, perché... Okay. Sono quei film che sono storie di una volta la fantascienza era sempre ribellioni, sempre, anche Guerre Stellari sono i ribelli che sovvertono il sistema. Noi in realtà abbiamo superato tutta questa fase, ecco, perché il mondo è in un'altra fase, l'ha inaugurata al cinema, l'ha inaugurata Hunger Games, in cui i ribelli sovvertono il sistema per poi scoprire che i ribelli sono peggio del sistema, esatto. E gli individui sono soli, non c'è più la collettività, non siamo noi che ci aggreghiamo e facciamo fuori il tiranno, ma le persone con cui mi sono aggregata sono terribili, mi posso fidare solo di me stesso, o di me stessa nel caso di Katniss, e insomma, infatti ho un po' timore per questo film che viene da un'altra epoca e che nelle visioni di Paul Atreides promette chissà che lotte, che scalate, non lo so, poi a me non mi piace per niente Zendaya, proprio niente, sono un po' preoccupato per la seconda parte, però la prima mi ha convinto proprio tanto, questo film che... È vero che è freddo, è vero che è distante, non è un film di sentimenti, per niente. Però il rapporto però, tra... Però che mistero, che però il rapporto tra Paul e sua madre è... Sì, mi convince poco. Cioè, non è, proprio non è quello il punto, è un film di intrigo politico, è un film di figure gigantesche, è un film su Churchill, cioè, non è un film sentimentale, è un film sulla creazione di un leader, come diceva il grande Jodorowsky, su un profeta. Io voglio fare un film su un profeta che convinca le menti dei giovani. Non è questo il livello, perché... No, non è per niente mistico, no, ti stavo veramente sgravando io, ok, non è per niente mistico, però comunque c'è quell'idea, cioè capisco perché Jodorowsky dicesse voglio un profeta, perché un po' quell'idea c'è, e ultima cosa che, sì, molto meglio di quello di Lynch, va bene, però c'è una cosa che in quello di Lynch era molto più bello che in questo, loro sentono delle voci, queste voci gli parlano con una voce mostruosa, e Lynch ha avuto l'idea fuori dal mondo di farli sussurrare, sentire questo sussurrato, la spezia, scomando. Che era una cosa che mi mandava fuori di testa, bellissima. E niente, ora per adesso mi è piaciuto. Ok, allora, volevo leggere qualche commento. Abbiamo altri film di cui parlare? O abbiamo finito? Direi che abbiamo finito. Tendenzialmente abbiamo finito. Ok, allora leggiamo qualche ultimissimo commento, così poi ci salutiamo anche perché c'è chi deve magari forse cenare, cose di questo tipo. Allora, avete fatto tantissimi commenti, dirette esilaranti, nonno l'ho andato a letto a sognare bellissimi progetti editoriali.
sognare sequel. Che bello, ragazzi, sfoghiamoci adesso, perché poi diciamo questo spoiler, panico negli occhi del direttore. No, tra l'altro dopo voglio dire una cosa su questo spoiler, ma anche diciamo a microfoni spenti. Mi chiedo allora come possa la gente vederlo su HBO Max. Attenzione, la Warner Bros. Ha deciso di farlo vedere prima nel mondo e poi negli Stati Uniti al cinema e su HBO Max, proprio per evitare che esca in streaming piratato cioè in contemporanea, perché questa credo che sia stata la trattativa finale tra Villeneuve e la Legendary, di cui è una maglietta da proprio fanboy. È forse uno dei film che più ha senso vedere in. Sì, tra l'altro, ma è stato portato di Matrix, però vabbè. No, però quel formato lì. Io voglio andare. So che devo aspettare ottobre. Hai visto che bello quella scena che in quello di Lynch era bruttissimo. Se avete visto quello di Lynch, c'è una scena in cui viene fatto un attentato a Paolo Atreides. Cercano di ucciderlo a sorpresa. Sì. C'è una scena in cui non ci dicono niente, ma solo visivamente, in silenzio, noi capiamo come sta facendo a evitare questo attentato. Mamma mia, a livello fotografico quella scena è incredibile, tra video art, tra un'installazione di video arte e il grande blockbuster per la massa. Io per questo sono spaventato, che non so a chi possa piacere questo film, a me sicuramente tanto, però non so a chi possa piacere, però che conquista. Io ho l'impressione che questo film in realtà possa andare bene al box office e possa piacere, perché effettivamente questa volta il casting c'è. Chalamet ha veramente un seguito gigantesco, Zendaya ha un seguito gigantesco, il fatto che siano usciti un anno dopo del previsto, lui è veramente il volto del leader giovane, del leader della promessa del domani, cioè quindi, in un cinema pieno di eletti e di cose, cioè 100 volte più eletto lui di Keanu Reeves in Matrix, con la faccia da betolone. Dai, obiettivamente. E poi anche tutto questo chiacchiericcio positivo che sta arrivando da Venezia l'aiuterà, perché poi esce prima nel mondo e poi negli Stati Uniti, quindi secondo me potrebbe andare bene al box office. Poi hanno la grande scusa di dire no, ma poi su HBO Max è andato ancora meglio, loro lo mettono in libri contabili come le perdite previste per il lancio di HBO Max, che è tutto il 2021 della Warner, questo, e quindi hanno la scusa di dire ma non è stato un flop assolutamente, guardate i nostri libri contabili. Comunque, a proposito di seguito di Chalamet, io oggi ho rischiato la vita. Qui lo dico, sì, perché stavo andando l'Excelsior e c'era il red carpet di Dune e non si vedeva niente, chiaramente perché vogliono evitare gli assembramenti, quindi c'è un muro e gli attori entrano in una macchina con i finestrini oscurati. Evidentemente c'era Timothée Chalamet in una di queste macchine, con a seguito un'onda di fan. Guarda caso, io stavo andando in controcorrente e quindi mi sono trovato in mezzo a dover dire non sono io, mi sono buttato tra le biciclette per salvarmi in estremo. Ma è stata una roba tremenda, veramente. Ho i brividi solo a raccontare. Ci sono le voci per comunque. Ricordo questa storia delle macchine a vedere oscurate, c'è una cosa esilarante. Le macchine arrivano con i vetri oscurati perché, per l'appunto, se no si crea casino, perché non sai mai in quale c'è il talent o qual è la cosa. E molte volte, la cosa più bella è che molte volte si crea la dinamica della folla, perché tutti si convincono che in una certa macchina ci sia la star. E sai, quando tu vedi 10 persone, pensi, ah, lo sanno, starà lì, e se ne creano 100 di persone, poi esce l'ufficio stampa. Sì. Ma a volte l'ho visto stesso, che te lo dicono. Allora, ma ci sono le voci pensiero dei personaggi a caso, come in quello lì? Cioè, beh, no, a caso il cavo, no, scusa. Comunque ci sono le voci pensiero, ma sono, diciamo, il sonoro della voce è completamente diverso. Che io ho trovato fichissimo, però. Non è solo di lì, cioè, no, era fuori, cioè, dal mondo. No, però dico, è fichissimo l'effetto. Guarda, quella cosa di poi il film non è che mi piaccia tantissimo, però quella cosa lì è fuori di testa. Allora, una cosa la voglio sapere, ma Eclipse riallangiata da Zimmer, capolavoro, c'è durante il film, durante i titoli o non c'è, se si può dire? Non c'è, ed è una grande pecca, perché io sono fissato, Ma non è più di Jodorowsky doveva avere le colonne sonore di Pink Floyd, infatti io mi ero fomentato al trailer, che avevo pensato, dai che ce la facciamo, invece. Ma non è nei titoli di coda, scusate. Non mi sembra, noi non lo so, ci dà proprio, non credo. Ma come collocate quello di Lynch? Però sono Wes che faceva questo è un po' spoiler, dai. No, lo diciamo dopo, tra noi. No, c'è un personaggio che non si vede, tutti nominano ma non si vede, però non lo diciamo. No, certo, però è la cosa che lo lamentava ed effettivamente... Però è riuscito a non dirlo lui, perché indovinarlo noi. Come collocate quello di Lynch all'interno della sua filmografia? È vero. Come collocate quello di Lynch all'interno della sua filmografia? È una cosa senza senso, no? Già un controsenso, un film di Lynch con un grande budget, già un controsenso, ma poi è tutto tagliato, insomma, è una roba che ti vedi per le trovate. Aspetto con ansia di vederlo.
Eclipse è nei titoli di coda, infatti è nei titoli di coda, anche perché vi pare che la facciano fare, poi non la mettono, forse più in là, io sono uscito prima, sì sì sì, guarda che ci sono, sono lunghi. Io ero sordo a quel punto. No, c'è qualcuno che su Twitter ha scritto: non sto vedendo Dune, ma a giudicare da come trema il bagno sotto la Darsena pare che sia una roba pazzesca. Il primo suono, lo ribadisco, il primo sì. suono con cui si apre il film è pazzesco. Quello, sì, quello sì, che dice metallo. La voce. La voce. I sogni sono, sì. sono messaggi dal profondo, sì. bellissimo. No, se poi Zendaya sarà protagonista delle sequel di Dune, sperando che non faccia flop. Sì, l'abbiamo detto. No, 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 ma anche se farà flop, ragazzi, lo fanno sto film, perché non potranno, non possono dire che fa flop comunque. Io sentissimo, ho fatto con un quarto del budget, tutto in una stanza. Esatto. Un dramma di parola, un camera spilla. Spilla. Ah! Esatto. Trova la, la frase spirituale nel secondo capitolo. Con un protagonista molto somigliante a Shyamalan. Quando vedrete America, come sono i Sardau, i Sardaukar, abbastanza inquietanti. Quali sono i Sardaukar? No, non sono il, non sono, non è la legione che viene a dare una mano agli bianchi. Sì, sempre più in basso. Non lui sì, dice, non dice quelli bianchi, no. o quelli che menano. No, non sono inquietanti, dai, non sono. Dai. Se ci sono quelli. C'è una scena molto bella di accerchiamento che è abbastanza. Allora, però non. Ma poi non l'abbiamo detto, ci sono le grandi scene di massa, ci sono le grandi, grandi lo spettacolone. Non l'abbiamo detto perché quelli, se vogliamo, sono un filo più ordinari. E quello che vi aspettate è fatto benissimo. Ma poi la sabbia mare, devo dire, e poi anche il colore della sabbia. Mi sono piaciute queste dune invece, le trovate. La visuale dall'alto è eccezionale, che sembrano intagliate. Come erano fatte proprio, cioè mi sembrava piattissimo, non aveva profondità. La sabbia, secondo me, no, è invece pazzesca, perché richiama chiaramente, no, i deserti a cui siamo abituati noi, poi a un certo punto la vedi ai buchi. Tra le rocce e la sabbia, sì, vero, ci sono dei punti dove ha dei buchi che chiaramente credo siano fatti in, sì, sì, in sì, computer grafico, cioè quel piccolo dettaglio dove dici ok, siamo su un altro pianeta. Questa cosa mi è piaciuta veramente. Sì. Ti è piaciuto 2049? No, eh? A me non tanto. Ah, sì. Come sì. Sì. A me sì, secondo me quello, 2049. Sì, quello è stato un attentato omicida a Denis Villeneuve, a quei due sopravvissuto, perché era impossibile fare un buon film, eppure ne è uscita una cosa, non è buona, non è eccezionale, ovviamente è buona. Quando vedete America Latina, quando verrà proiettato, cioè, sì, no, a fine festival, festival, a fine festival, perché lo sono finito, grande attesa. domani Edgar Wright, sì, adesso vi diciamo cosa vediamo domani. No, volevo chiudere sulle ultime cose. Come fa Zendaya? C'è il film Rivelazione che non ho visto, lo dico così perché lo dico a idea mia. C'è il film Rivelazione che è Ah no, sì, certo, competenza ufficiale, ragazzi. Io, io tutte le mie fiche sono là. Sappiate che c'è io seguo Mariano Con e Gaston Duprat da una vita e adesso arrivano finalmente a fare il film con Penelope Cruz e Banderas, e quindi è il momento loro, arrivano al concorso di Venezia dopo una vita in sezioni parallele. Sudadano era meraviglioso, E l'opera maestra è bellissima e l'artista è un film incredibile. Di cui c'è una battuta che io uso a tutte le mostre in cui vado. Cioè, questo qui è un artista, è un pittore che in realtà loro trasformano in star della pittura, ma è incapace. E quindi ha amici incapaci da poco. E lui invita ai suoi vernissage. E questi amici arrivano ai vernissage, di cui non capiscono niente, e gli dicono, mangiando, complimenti, complimenti, è tutto buonissimo. Io lo uso a ogni mostra in cui vado. Come fa Zendaya a essere la protagonista della seconda parte? Siamo sicuri che non sia una traduzione sbagliata? No, no, il punto è questo, che possiamo dare questo spoiler. Zendaya non ha un gran ruolo nel film, cioè si vede, l'ho detto prima, si vede veramente poco. Quindi credo che Villeneuve intenda dire, guardate che nella seconda... È la prima puntata di una serie, cioè è un film che stabilisce tutto quello che deve stabilire, come le prime puntate delle serie, ti dice tutto, c'è il piccolo cliffhanger finale, ah, guarda che succede, ci vediamo al prossimo episodio, che ti lascia un po', in effetti... ti lascia un po' male, eh? Quando a un certo punto io ho guardato l'orologio ho capito, non gliela famo, cioè, chiudiamo qua, cioè non ce la facciamo andare oltre, è un po' rosicato. Perché come la serie? Io lo vedo come il Signore degli Anelli invece. Oh, e tra l'altro chiude esattamente come il Signore degli Anelli, con loro che scavallano... Magari. No, no, certo, però la chiusa è esattamente quella, che era una, fu una chiusa rivoluzionaria, quella del Signore degli Anelli, non raccontiamo mai, ma fu una chiusa rivoluzionaria. Quell'idea, quell'immagine di loro che scavallano e si apre un mondo e annuncia, che annuncia i franchise, che annuncia tutto il mondo che sarebbe venuto dopo, è veramente una cosa di anticlimax pazzesca, e qua la riprende para la compagnia, loro in fila scavallano la duna, e quello mi ha colpito tantissimo. Esatto, vabbè, non abbiamo spoilerato parte 1, ma no, abbiamo in quanti.
No, no, di due. E poi Villeneuve ha detto che farà vorrebbe fare il terzo film tratto da di Dune, non mi ricordo come si chiama. Però Dune, il primo libro, è diviso in due film. Perché non è riuscito non riesce a fare un film solo. Però diciamo che la saga può andare avanti per anni. Certo. Se no, comunque, secondo me la cosa di Zendaya è che lei prenderà la parte emotiva di Lady Jessica, cioè perché nella la parte femminile poi sarà sua, e che tradotto in termini americani è la protagonista. Ok. Quindi questo Dune è solo un ottimo skin, se non mi piace questo riassunto dell'ultima ora. Mi sembra di capire che dell'ultima ora della nostra diretta, che non è quello che abbiamo detto. Mi sembra di capire che tutto è tecnica, poca scrittura. Ma no, Maria. No, quello che ha detto Francesco. Quello che ha detto anche Francesco. No, 10:55, cioè 3 minuti fa. Avete hype per The Last Duel? Sì, io hype praticamente per tutto il film, per tutta la mostra. Sì, un po', comunque è una persona anziana che insegue il suo passato, a me mi appassiona sempre. Io paurissimo per la Duel. Io sei fan, cioè un rapporto sentimentale. No, perché dal trailer non mi stava per niente convincendo. Sì, ma tu dillo, è un rapporto sentimentale con i Bellanti. Perché? Non l'hai detto tu. È il film preferito di mio padre. Vabbè, questo non schiera un rapporto sentimentale con i Bellanti. Scusate. Ah, allora, The Bus, vabbè, qua viene citato il tweet. Il film di Fran Martino lo possiamo commentare domani, siamo sotto embargo. E Malignant non possiamo vederlo, siamo al Festival di Venezia, è l'unico film che non possiamo vedere, però lo recensiremo dopo il Festival di Venezia, più o meno. Non è stato realizzato, vabbè, andiamo avanti. No, cioè chiudiamo in realtà perché inizia a essere veramente tardi. Uscirà la recensione di Malignant, ma ragazzi dobbiamo aspettare il 10, 11, 12. Oh, famo dato di un, esatto. Cioè, oh. Abbiate pazienza. Ragazzi, vi salutiamo. Buonanotte. Domani mattina dobbiamo recensire, cioè domani vediamo Last Night in Soho, di cui sono molto curioso, e Competenza Official, come detto, e la sera Sundown, Michel Franco, o Michael Franco, cosa che avevamo detto l'anno scorso, 2 anni fa, Michel Franco. Ma l'avete avvistato. E basta, no, magari anche altre cose. Basta, buonanotte ragazzi. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ciao.